Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Questa è la settima puntata, non ho mai fatto un incidente. Quindi continuiamo nelle vediamo fare. Di non evitiamo commenti sulle buche, lo dico a tutti quelli che entrano in macchina, perché i commenti si possono anche evitare, però la buca no, poi anche perché abbiamo il sobbalzo dovuto alla buca è inevitabile che si veda. Anche perché l'abbiamo trattato abbondantemente quando abbiamo avuto Gamburini ospite in trasmissione, quindi va bene. Allora, Andrea, sono un po' di anni già che sei... Sì, direi sono 5 anni passati, perché il mio mandato tecnicamente sarebbe dovuto scadere il 16 luglio appena passato, ma sono di fatto in prorogatio e lo rimarrò fino alla costituzione della nuova Camera di Commercio di Arezzo Siena. Ci sarà questa specie di fusione, insomma. Sì, ci sarà questa fusione tra le due Camere di Commercio. In Italia complessivamente, prima della riforma, le Camere di Commercio erano 105, passeranno a numero di 60. Il tutto è dovuto a un parametro che è il numero delle aziende iscritte presso il registro imprese della Camera di Commercio, che deve essere di 75.000 imprese, per cui noi non avevamo come Arezzo i requisiti, perché abbiamo 45.000 imprese, quindi ci siamo dovuti aggregare con Siena. Quindi sarà un territorio particolarmente vasto, tra i più vasti della Toscana, e le Camere di Commercio in Toscana rimarranno nel numero di 5. L'unica che rimarrà da sola è la Camera di Commercio di Firenze. E tutto questo è un progetto che fu messo su dal governo Renzi, no? Per cercare di risparmiare sulla spesa pubblica, ma insomma, forse mi riferisco sia alle Camere di Commercio che all'ente provincia, forse così è, a mio modesto parere, ha sbagliato un po' il bersaglio, non è proprio lì che... Ecco, io sono d'accordo, nel senso il rischio di allontanarsi dal territorio è un rischio assolutamente reale e concreto. Poteva avere un senso il nuovo disegno istituzionale se il referendum del 4 dicembre scorso fosse passato, quindi c'era l'abolizione delle province, territori più vasti, ma in questo modo le Camere di Commercio rischiano di stare in un quadro istituzionale che non c'è, perché insomma le province sono rimaste e le Camere di Commercio invece al contrario avranno un respiro pluriprovinciale. Questo probabilmente potrà anche determinare tutta una serie di problematiche di gestione non indifferenti. No, io ti do del tu, perché assolutamente direi che ci conosciamo da tantissimo tempo, direi, per chi non lo sapesse, insomma, abbiamo affrontato viaggi al mare in Vespa, con la mitica Vespa che non, cioè, che ancora io ho, è qualcosa che davvero non passerà mai di moda. L'altro giorno ripensavo, guardando una Vespa, ho trovato una Vespa perfettamente restaurata. Io sai che c'ho questo pallino che veramente un amore pazzesco nei confronti della Vespa, e ho trovato una Vespa, un 125 Primavera, perfettamente restaurata, e mi sono ricordato quello che disse il vecchio concessionario Mori quando cominciarono a venire fuori questi scooterini alla fine degli anni 80, questi che oggi definiamo plasticoni, e
le Vespe alla fine degli anni 80, inizi anni 90, non le voleva più nessuno, le buttavano via, sì, le regalavano, addirittura spendevano per rottamarle. E mi ricordo che mi disse un giorno, dice, ricordati, era anche un personaggio, insomma, e muori, che tra 20 anni troverai i fossi pieni di questi plasticoni e le Vespe ancora gireranno e ci sarà una riscoperta. Parole sante, perché oggi davvero una Vespa, faccio un esempio, un 125 Primavera, che poi mi sembra di Primavera. Io c'avevo un 125 Primavera, c'ho un 125 Primavera, ancora, un 83 blu. Il mio Pix ancora... invece dell'epoca non esiste più, ho un altro Pix, ma insomma... No, io sempre il mio originale, quindi con la targa originale che conservo in maniera molto gelosa, insomma. Perché... oggi ci vogliono 5.000 euro per un pezzo. Eh sì, no, ma tra l'altro è legata a tantissimi ricordi della mia, diciamo, periodo liceale, che è stato un periodo davvero particolare, bellissimo, quindi... No, era un momento bello per noi, era un, ma momento, era un momento bello per l'Italia, ecco, sì, c'era una prospettiva di crescita e una speranza nei confronti del futuro davvero importante, con un ottimismo che si respirava tra tutti, quindi era davvero un bel periodo e io direi assolutamente irripetibile, purtroppo, per nei prossimi anni, insomma, che ci aspettano invece complicazioni ben più pesanti. Ecco, sentendo parlare di esperti di economia, indicano proprio in quegli anni l'occasione, la grande occasione persa dall'Italia, no? Perché non furono fatte le opportune riforme e forse ubriacati da questo ottimismo, da questa grande esplosione economica, vennero fatte delle scelte che poi si sono pagate. Faccio un esempio, le baby pensioni, no? Una delle tante cose che sono state fatte in quegli anni 80, insomma, mandare la gente in pensione dopo neanche 20 anni di lavoro, di lavoro, insomma, e di contributi, è davvero stato uno dei tanti errori di questo paese. È ovvio che questi errori li ho rivisti, li rivedo anche all'interno della nostra provincia, cioè questa provincia ha avuto un periodo d'oro da tutti i punti di vista, soprattutto trainato dal settore orafo, dalla moda, dove poteva costruirsi un futuro, immaginare un futuro, ad esempio, di un approccio turistico diverso. In quegli anni, proprio probabilmente dettato da un'arroganza di crescita infinita, come nel resto dell'Italia, abbiamo un po' peccato tutti quanti nel non progettare il futuro, quindi fare ricchezza era estremamente semplice. Poi è successa una cosa che nessuno immaginava: nel 1989 la caduta del muro di Berlino, sì. Le prime delocalizzazioni, si sono aperti degli spazi che non sono stati utilizzati come paesi dove si poteva commercializzare i nostri prodotti, ma è stato delocalizzato il costo del lavoro. E da lì direi che è iniziata la crisi dell'Italia, la crisi del nostro territorio, che ha pagato un pesantissimo prezzo in termini di chiusura di imprese, in termini di perdita di posti di lavoro. E ovviamente poi siamo arrivati nel 2000 con l'entrata della Cina all'interno del WTO, senza se e senza ma, e è stato un ulteriore colpo di grazia per il nostro manifatturiero, e adesso oggi viviamo in una situazione, direi, assolutamente stagnante, paludosa, che non lascia intravedere delle prospettive, direi, positive al 100%. Insomma, ci dovremmo abituare a questi alti e bassi. Molte imprese hanno chiuso e quindi, insomma, il problema dell'occupazione in maniera particolare della povertà è un tema che mai non avremmo mai pensato di dover affrontare, onestamente, in quegli anni. Noi qui non facciamo, cioè, di solito non, cerco di non fare riferimento a nessun leader politico o leader di qualche movimento politico. E però, insomma, chi come Grillo porta avanti il manifesto della decrescita felice, secondo te cosa fa? È uno che vede in maniera utopica, o veramente bisogna darci una ridimensionata? Allora, io sono
quasi certo che una ridimensionata ce la dobbiamo dare, nel senso non è pensabile che una parte del mondo cresca in maniera esponenziale, dall'altra parte del mondo ci siano persone che muoiono quotidianamente di fame. Quindi un riequilibrio della ricchezza, diciamo che eticamente, moralmente è assolutamente giusto e corretto. Quello che probabilmente è stato sbagliato il fatto che questo processo non è stato governato e quindi si sono venuti a determinare delle situazioni sociali ed economiche nelle varie parti del mondo che non so poi quanto alla fine, quanto benessere complessivamente abbiano portato. È chiaro che la globalizzazione per l'Occidente, per l'Italia, per la nostra provincia in maniera particolare è stata, direi, per certi aspetti dal punto di vista occupazionale in maniera particolare abbastanza devastante, perché noi abbiamo perso tantissimi posti di lavoro. È chiaro che se la globalizzazione viene vista da parte dei cinesi, da parte dei paesi orientali, probabilmente invece al contrario è stato un momento di grande crescita della qualità della vita, dell'uscire da quel problema, insomma, della povertà assoluta che ovviamente quindi per loro è stata letta in maniera assolutamente positiva. È chiaro, ritornando a Beppe Grillo, si può parlare anche di decrescita felice, però non dobbiamo mai dimenticarci che non è che quando uno arriva a gestire un'istituzione o un ruolo, tra virgolette, di potere deve necessariamente buttare fango su quelli che hanno governato precedentemente, perché insomma l'Italia è arrivata ad essere tra la quinta, la settima potenza economica dell'intero pianeta e questo è riuscito a farla grazie al lavoro e al sostegno di tanta gente che in questi anni dal dopoguerra in poi ha lavorato duramente, certo anche sbagliando, direi, ma insomma quando si lavora si può anche sbagliare. Insomma, questo è un paese dove poi alla fine non si può parlare solo esclusivamente di cose brutte, insomma. A me spaventano i forcaioli, io lo dico, ma molto, perché in ogni rivoluzione la storia insegna che c'è sempre qualcuno che è colpevole ma riesce a farla franca mettendosi dalla parte di quelli dei rivoltosi, no? E poi quando si azzera, io faccio sempre l'esempio della politica della prima repubblica, quando si azzera un'intera classe politica poi non si sa mai che cosa c'è, dietro. il ricambio, forse insomma oggi insomma, sentendo anche parlare diversi leader fra virgolette politici, insomma c'è di che spaventarsi. Io mi ricordo, ho vissuto gli anni come te, insomma gli anni insomma, sono nato nel 61, comunque mi ricordo perfettamente gli anni 70, anni 80, insomma il livello di dibattito politico era, insomma, era notevole, cioè, era più alto, più alto, oggi, assolutamente, insomma, più alto, neanche paragonabile, dai, assolutamente con oggi. Oggi di fatto questa situazione a me per certi aspetti spaventa un po', perché chiunque governa in questo momento, insomma, non può dimenticare che si trova in un paese, come dicevo prima, che in qualche modo è arrivato ai vertici mondiali da tutti i punti di vista, quindi non c'è solo da buttare fango sulle classi politiche ed economiche precedenti, c'è soltanto da lavorare e un populismo spicciolo, una demagogia spicciola, a me insomma francamente disturba un po', perché sono stati affrontati tutta una serie di problematiche assolutamente importanti e fondamentali, a mio modo di vedere, con estrema leggerezza, come se fosse sempre in campagna elettorale, ma chi governa ha un dovere non solo istituzionale ma anche etico e morale che non deve mai dimenticare. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove.
via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Sai che ci pensavo un po' di tempo fa, passeggiavo per Roma, ero a Roma e avevo insomma, la possibilità di viaggiare per questo meraviglioso e unico centro storico. A un certo punto mi sono ritrovato davanti all'Hotel Raphael. Ora chi ci segue magari qualcuno potrà anche non sapere che l'Hotel Raphael era la sede di Bettino Craxi, sì. Praticamente quando era a Roma era il famoso lancio stabile delle monetine. Allora io mi sono ricordato che quella sera, quando una folla minacciosa, i famosi forcaioli, si riunirono davanti all'Hotel Raphael, e siccome gli era arrivato un avviso di garanzia, che oggi è una roba da ridere, insomma, un avviso di garanzia, lo coprirono i risputi e di monetine, il lancio di monetine. Cose, cioè, fu veramente una cosa, secondo me, guarda, credimi, insomma, io secondo me è stata una cosa che ancora a pensarci mi tocca profondamente, perché cioè, è il classico modo di agire di chi insomma non sta lì a riflettere. Poi Bettino Craxi ha fatto degli errori, ma il malfancismo è sempre pericoloso, cioè appunto. Gli errori e il non rispetto della legge, quando c'è, ovviamente c'è la magistratura e quindi è l'organo, l'istituzione deputata al rispetto della legge, quindi il malpancismo e i processi a priori alle persone non sono ben piaciuti e a me non piacciono personalmente, e quindi è un periodo un po' così in questo momento in questo paese, e a me onestamente preoccupa molto. Insomma, ci sono state prese delle posizioni direi assolutamente rigide e in maniera superficiale anche su argomenti umanamente molto pesanti, che sì, sicuramente sì, avrebbero bisogno e necessità di una riflessione più profonda. Ad esempio il tema dell'immigrazione è ovvio che è un problema per non soltanto per l'Italia, ma è un problema direi di carattere mondiale, ma non si può risolvere come si sta risolvendo in questo momento in Italia, a mio modo di vedere. Anche lì invito chi ci sta seguendo a andare, fortunatamente abbiamo YouTube, no? Cioè è pieno di filmati, pieno di bischerate, ma insomma anche di filmati storici. Andate a vedere, a scoprire che cosa diceva all'epoca, sempre lì si parla della seconda metà degli anni Ottanta, Bettino Craxi sull'immigrazione, sul problema, su come risolvere il problema immigrazione in Europa, perché si pensava sempre guardando i confini oltre l'Italia all'Europa, era già un altro modo veramente di porsi, ma ripeto, neanche lontanamente paragonabile ad oggi. Vabbè, abbiamo fatto un bel escurso, no, parliamo di parliamo della provincia, del territorio, dell'economia. No, perché poi. No, però sono temi davvero importanti. Questa è una provincia comunque sempre importante. No, questa è una provincia molto importante, direi. È una provincia che si è sempre tirata sulle maniche dal dopoguerra ad oggi. È una delle province che, nonostante, dobbiamo dire, siamo portati ad essere abbastanza chiusi come aretini complessivamente all'interno della provincia, in realtà è una provincia estremamente dinamica anche dal punto di vista dell'export, tant'è vero che è, secondo la classifica del Sole 24 Ore, talvolta siamo primi, talvolta siamo secondi o quarti per export in rapporto al numero della popolazione. La quarta provincia in Italia per numero di aziende, sempre in rapporto al numero della popolazione, quindi una provincia che si dà da fare, di lavoratori, di gente concreta che viene oggettivamente dalla terra, insomma, perché la nostra tradizione è una tradizione di cultura e direi di civiltà contadina, che è stata poi trasmessa successivamente. Questo ha portato questa grandissima laboriosità da parte di tutti gli aretini, con dei risultati direi che sono sotto gli occhi di tutti, perché nonostante la crisi, malgrado la crisi, in qualsiasi comparto, nessuno escluso, abbiamo, e questo molti aretini non lo sanno, abbiamo delle aziende che sono davvero delle eccellenze a livello mondiale, sono nella top 10 tra le aziende all'interno di ogni comparto. Quindi
aziende e imprenditori che insieme alle loro maestranze si sono contraddistinti, direi, in maniera molto importante nel quadro economico italiano e non soltanto. Quindi una bella provincia con grandissime potenzialità, con una grande storia alle spalle, e è sufficiente appunto andare nella sala dei grandi in provincia per vedere quali sono stati i grandi che sono nati nella nostra provincia. Direi che pochissime province italiane possono annoverare tra i loro nati tante personalità di spicco che hanno fatto letteralmente la differenza nella storia dell'Italia, direi del mondo intero, insomma. Citando il Carducci, lui dice: è sufficiente la storia di Arezzo per far grande la storia d'Italia, insomma, non per la gloria d'Italia. Per la gloria d'Italia, quindi sì, è vero. È una grande provincia che in questi ultimi anni mi sembra si sta guardando troppo all'interno, cioè si sta piangendo un po' troppo addosso, insomma, non riesce poi a fare sistema come dovrebbe. Ci sono tantissime possibilità e potenzialità che sono molto più difficili da raggiungere ovviamente rispetto agli anni precedenti per tutte le motivazioni che ci siamo detti precedentemente, ma che però facendo sistema probabilmente qualche chance in più di successo e di posti di lavoro e di occupazione, perché questo è quello che a noi preme in maniera particolare, si potrebbe portare sicuramente a casa. Ecco, cosa ne pensi della pressione fiscale nei confronti delle aziende, che è un po' un nodo? Ma la pressione, allora, la pressione fiscale è un nodo assolutamente importante, sicuramente è una pressione particolarmente alta anche in funzione poi dei servizi che vengono forniti e offerti dallo Stato, poi, no? Perché poi va visto anche quante tasse paga un'azienda o paga un cittadino e quanto poi lo Stato gli restituisce sotto forma di servizi. Quindi questo rapporto è un po' squilibrato in questi ultimi anni, però purtroppo per tutta una serie di motivazioni abbiamo questo debito pubblico che è pesantissimo e che insomma incide molto anche sul lavoro, sul costo del lavoro, sul costo delle imprese. È chiaro che la cosa che spaventa maggiormente è che nel momento in cui manca la redditività diventa anche, cioè sembra assurdo, ma insomma le tasse si pagano, certe tasse si pagano anche se poi in realtà non c'è la redditività, per cui molte imprese spesso e volentieri sono obbligate, costrette a rivolgersi agli istituti bancari per pagare le tasse, insomma, questo insomma la dice un po' lunga. Però questo è un tema che ad esempio il governo Renzi ha tentato di affrontare, però con il debito pubblico che da una parte incide pesantemente e continuamente, costantemente diventa e sarà sempre un problema importante. La speranza è quella di andare a aumentare il PIL del nostro paese, perché il debito pubblico ovviamente il rapporto poi tra debito e PIL, se aumenta il PIL scende il debito, anche se potrebbe anche, diciamo, dal punto di vista numerico aumentare. E quindi però purtroppo in Italia ormai da tantissimi anni manca una politica industriale di sviluppo, insomma questo ce lo dobbiamo dire, quindi le imprese spesso e volentieri sono lasciate sole di fronte ai mercati internazionali non sanno che cosa farai dal punto di vista di sviluppo economico questo paese, prossimi 10 anni, prossimi 50 anni, quindi manca davvero da tanto tempo una politica di sviluppo industriale da questo punto di vista. Non a caso nel dopoguerra, negli anni 60, è stato letteralmente costruito un paese con autostrade, viabilità, era un paese totalmente distrutto, è stato costruito ex novo in pochissimo tempo, insomma l'autostrada del sole che è, per l'epoca, per i mezzi che c'erano a disposizione all'epoca, è stata costruita in 4 anni, insomma tanto per dire, ecco.
troppo troppo velocemente, ma forse sui ponti potevano stare ma sui ponti, se ci riferiamo al ponte Morandi, ovviamente quel ponte, a parte che è un ponte di 60 anni fa, doveva essere in qualche modo manutentato e questa è mancata. Poi i campanelli d'allarme erano stati lanciati. I campanelli d'allarme erano stati lanciati, quindi voglio dire, io non darei neppure la responsabilità ai progettisti iniziali, quindi allo stesso architetto ingegnere Morandi. È chiaro che poi tra l'altro quel ponte era stato pensato e immaginato per una viabilità di quegli anni, è stato calcolato che ci passano 30.000 veicoli al giorno, per cui è passato sopra quel ponte che era già ardito dal punto di vista strutturale 1.300.000.000 di veicoli, camion e mezzi pesanti, quindi insomma poi da lì devi passare, da lì devi necessariamente passare, doveva essere attraversi fatta, la Liguria, quella è un doveva modo. Essere fatta una viabilità alternativa che non è mai stata fatta, e quindi diciamo che questo paese sono gli ultimi 35 anni che è stato lasciato un po' a se stesso, insomma, e adesso tutti i nodi purtroppo vengono al pettine, insomma, quindi il problema è sempre questo debito pubblico che incombe e che non consente di fare tutta una serie di spese, perché poi è semplice farlo, dirlo, no? Poi se soldi non ci sono, io ad esempio adesso c'è Ponte a Buriano che è chiuso, no? Anche lì c'è stato un sacco di polemiche, delle persone che si lamentavano della chiusura del ponte, poi dopo i ponti crollano e ci si lamenta perché i ponti, lì ha fatto bene Gamburrini, quindi, a inventare quei cartelli non buticati, e quindi voglio dire la provincia nello specifico, insomma, ha fatto bene, ovviamente tanto tutti non, tanto mai, non riusciremo mai ad accontentare, è chiaro che per chi ha attività economica in quelle strade, chi deve andare al lavoro da Castiglion Fibocchi o da altre zone verso Arezzo o viceversa, allungare quel percorso di un quarto d'ora, 20 minuti, insomma, tutti i giorni andata e ritorno diventa un gran sacrificio, ma insomma purtroppo cioè meglio poi questo che non poi trovarci dinanzi ad un'ulteriore tragedia di un ponte che crolla, insomma, ecco. Ovviamente. E di questa, allora, la domanda che ti sto per fare la rivolgo un po' a tutti coloro che poi montano su questa autovettura per essere intervistati, perché questa poca valorizzazione della città di Arezzo, dal punto che abbiamo accennato, no? Cioè che, parlando del Carducci che si era espresso in periodi storici insomma passati in maniera entusiastica di Arezzo e di tutti i suoi tesori, ecco, però questa città che forse è troppo vicina a Firenze, troppo vicina a Siena, però sta di fatto che non è stato mai fatto un progetto di valorizzazione, di pubblicizzazione non è mai stato fatto, anche perché, ripeto, come il resto dell'Italia abbiamo vissuto nei periodi del boom economico con un po' di presunzione di arroganza di una crescita continua, cioè in quel periodo dove c'erano i soldi, dove c'erano le risorse, si poteva anche pensare e immaginare a lanciare il brand di qualche impresa, a lanciare questa città dal punto di vista turistico, tutta la provincia dal punto di vista turistico, ma non ce n'era bisogno, non ce n'era necessità, anzi all'epoca, ce lo dobbiamo dire, quando forse arrivava qualche turista forse dava anche addirittura fastidio, un po' fastidio. È chiaro che è cambiato il mondo e adesso noi partiamo in ritardo rispetto ad altre province che sono altrettanto belle e che sono nostre confinanti con noi. E adesso stiamo passando dalla stazione di Arezzo, insomma, questa dovrebbe essere oppure dal raccordo l'area Lebole, insomma, dovrebbero essere le due porte di ingresso, di entrata all'interno della nostra città, e oggettivamente forse noi non ce ne rendiamo conto perché ormai diciamo l'abbiamo vista così fin dalla nascita, però insomma non c'è una sala d'attesa. Ho fatto qualche servizio, diverse lamette. Non c'è una sala d'attesa nella stazione di Arezzo. I difetti che ognuno porta
i suoi difetti non li vede mai, ma insomma a me molti mi hanno detto che venendo da fuori di questa città, cioè venendo alla stazione di Arezzo, quindi entrando in città da qui o entrando dall'area Lebole, insomma dal raccordo autostradale, non è che diamo una bella immagine di questa città. Quindi insomma, se vogliamo che Arezzo diventi e la sua provincia diventi turistica, bisogna porre anche un minimo di attenzione su come si presenta il primo approccio che i turisti hanno nei confronti di Arezzo, e lì dobbiamo dircelo, insomma non è che è il massimo da questo punto di vista. Quindi purtroppo siamo in ritardo, dobbiamo recuperare, ma il turismo comunque in ogni caso offrirà momenti importanti di sviluppo economico, ma non dobbiamo mai dimenticarci che siamo all'interno di una regione che è la Toscana, che allo stesso tempo ha un valore aggiunto dal punto di vista turistico, ma che poi abbiamo anche tante altre città a noi vicine che insomma ce lo dobbiamo dire massimo, insomma io e te siamo aretini da sempre, ma sono delle città davvero belle con un appeal turistico assolutamente importante e interessante, quindi insomma la partita non sarà una partita semplice e facile, insomma. Sì. Io fra l'altro ieri ero a Montepulciano per lavoro, c'era Bradio delle Botti, e Montepulciano è una piccola chicca, e tra l'altro anche l'hanno studiata bene anche a livello di parcheggi, no? È una cosa che non sono mai riuscito a capire ad Arezzo, perché si debba far pagare il parcheggio la domenica quando c'è la fiera dell'antiquariato, cioè io, è una cosa che non riesco a capire, cioè, arriva un turista ad Arezzo ed è costretto a pagare il parcheggio, e parcheggi che poi fra l'altro ti danno la gran parte la possibilità di sistemare l'auto al massimo per 2 ore, quindi uno deve preoccuparsi anche sempre della scadenza di ritornare, una cosa che non so mai. Allora ieri sono stato a Montepulciano, parcheggi per la stragrande maggioranza gratuiti, e c'era questo importante appuntamento con il Bravio delle Botti, allora se mettevamo sotto questa ci faceva questa notizia insomma, va bene. No, è così, e del resto cioè, non è pensabile allo stesso tempo, cioè, voler far cassa prima di avere l'appeal turistico, e i parcheggi sono un tema interessante, ovviamente un turista che arriva nella nostra città, che deve pagare una cifra direi abbastanza sostenuta nell'arco dell'intera giornata, poi con questo problema di dover continuamente andare a rimettere le monetine all'interno del parchimetro perché sennò scade, è sicuramente limitativo. Ce lo dobbiamo dire che è anche altrettanto vero che le città a noi vicine, come importanti, da partire da Firenze, Siena, Lucca, hanno tutte quante, cioè si pagano i parcheggi, ma queste sono città, al contrario della nostra, che sono già partite dal punto di vista turistico, quindi se noi in qualche modo vogliamo offrire, vogliamo attrarre i turisti da noi, qualcosa in più, forse per invogliarli, andrebbe trovato, no? E quindi anche i parcheggi andrebbe trovato un minimo di soluzioni da questo punto di vista. Andrea Sereni, oltre che essere il presidente della Camera di Commercio, è anche un imprenditore, però volevo parlare non solo di Andrea Sereni imprenditore, ma anche Andrea Sereni uomo, quali sono le sue passioni, quali sono i suoi, dico hobby, ma insomma oggi si è persa un po' questa parola hobby, insomma cioè, sono le passioni che uno porta avanti e che coltiva nel... purtroppo nel tempo libero, no? Ah sì, nel tempo libero che è rimasto davvero poco. Da dire, se uno prende il grattavinci, ma che se vinco faccio e realizzo i miei sogni, ma perché uno non li realizza? No, credo che uno dei problemi della società di oggi è che non riusciamo più ad apprezzare le piccole cose, che poi alla fine sono quelle che contano, non si riesce più a apprezzare quella che è la qualità della vita, insomma, no? Perché siamo sempre, continuamente tutti, io per primo, sempre a rincorrere un qualcosa che non abbiamo al momento e che poi nel momento in cui viene raggiunto
non interessa neppure più, è sempre una rincorsa verso una felicità tra virgolette che forse nessuno riesce mai a raggiungere, cioè, quindi c'è sempre questa corsa e questo dimostrare a noi stessi, ma soprattutto dimostrare agli altri di quello che siamo, di quello che non siamo, e questo ovviamente porta a tutta una serie di atteggiamenti da parte della gente, insomma, dal punto di vista della qualità della vita, che forse andrebbe per certi aspetti ripensata profondamente, insomma. Io dicevi, ho un'azienda di famiglia ormai da oltre 50 anni, quindi ho avuto la fortuna di nascere all'interno di una famiglia che, insomma, erano già partiti dal punto di vista imprenditoriale, per cui per me il percorso è stato estremamente più semplice e più facile. E gli hobby o le passioni sono quelli della musica, sono quelli della lettura, sono quelli della corsa, dello sport, perché, insomma, io non, certo, un periodo in cui sono stato un po' fermo, poi adesso ho ripreso a correre, ho fatto la maratonina a ottobre, quella ottobre dell'anno scorso. Tra poco c'è un'altra maratona. Tra poco ce n'è un'altra. Abbiamo fatto con il prefetto tutta una serie, una corsa la mattina per il Calcit, Pro Calcit, quella alle 6 di mattina, i 6 chilometri. E quindi, insomma, cerco di star bene con me stesso, di star bene con gli altri. Ho una bellissima famiglia, per cui sono contento, insomma, di quello che, della mia qualità della vita, insomma, anche se ovviamente talvolta il ruolo istituzionale che ho mi pesa, perché sento molto, e questo credo che sia una cosa, insomma, importante, la responsabilità del ruolo, la responsabilità che se ci muoviamo in un modo o nell'altro si può determinare nuova occupazione, nuovi posti di lavoro, e quindi si può andare a incidere in maniera, direi, importante, rilevante sulla vita delle persone e delle famiglie. Quindi, insomma, quando mi soffermo a pensare questo, sento moltissimo la responsabilità del ruolo. Hai citato la lettura, vorrei sapere sul comodino che libro hai. Allora, nel comodino adesso l'ultimo libro che ho letto è la Pastorale Americana di Roth, che purtroppo è scomparso. Gravissima perdita che purtroppo è scomparso 3 mesi fa, se mi ricordo bene, 3 mesi, 4 sì. mesi fa. È stata una grandissima. Al quale non è mai stato dato. No, non è mai stato. Quando, almeno finché era in vita, non gli è mai stato riconosciuto l'importanza che ha avuto e che ha nella storia della letteratura mondiale. E quindi, niente, più o meno qui sono una persona come tutti gli altri. Ti consiglio di Philip Roth, La macchia umana, dal quale, fra l'altro, stranamente è stato tratto un film bellissimo, è ovvio, scontato che il libro sia un'altra cosa, però, insomma, sono pochi i film tratti da grandi opere che sono, insomma, a livello del libro, no? La macchia umana è... Volentieri, lo conoscevo, ma non ho avuto ancora il piacere di leggerlo, quindi sarà mia cura leggerlo quanto prima. Piccolo consiglio, insomma, purtroppo si legge poco in Italia. Si legge poco e devo dire che anch'io, da quando faccio il presidente della Camera di Commercio, ho diminuito purtroppo la lettura, anche perché poi devo leggere continuamente, devo studiare altre cose, e quindi ho pochissimo tempo e spazio per leggere, però quando mi riesco a ritagliarmi dei spazi di tempo, lo faccio assolutamente con grandissimo piacere, insomma, e quella della lettura dovrebbe essere una passione che tutti dovrebbero in qualche modo esercitare, perché, insomma, è un momento importante di apertura verso il mondo e di un'apertura interiore anche,
anche nei confronti di se stessi, quindi insomma... Perlomeno mettete un libro sul comodino la sera prima di addormentarvi, non lo dico ai nostri amici che ci seguono, evitate di accendere la televisione la sera. Esatto. Leggetevi anche 10 pagine, insomma, ma è molto più... Anche 3 pagine, ma mi anche consiglio 3, assolutamente anche 3, di leggere. Andrea, è stato un piacere. Grazie, grazie a te Massimo, grazie, e grazie a tutti quanti. Naturalmente in bocca al lupo per Crepi il lupo e in bocca al lupo soprattutto impegni. E in bocca al lupo soprattutto a tutti gli aretini, perché ne abbiamo bisogno. Ce lo meritiamo, ce lo meritiamo. A presto. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattin 17, Arezzo. Venite a trovarci.